Questi sono dei saggi economici che io scrivo per l'Università, la Ludes, e quindi si trovano sulla piattaforma dell'Università di cui io faccio parte, si trova in Lugano. Questi saggi economici sono rivolti soprattutto ai giovani, i problemi dei giovani. Stasera ci saranno molti giovani presenti, perché voglio far capire loro qual è la vera realtà, che è una realtà apparente illusoria. Financo oggi c'era un articolo pubblicato sul giornale di Sicilia su una presunta dichiarazione da parte del rettore degli studi, che diceva che i giovani che si laureano, il 93% soprattutto gli ingegneri che si laureano a Palermo, trovano lavoro a patto e condizioni che vanno via. Io dico, scusate, ma qual è l'alternativa? Perché io devo abbandonare la terra madre? Cos'è che succede? Cosa fa la politica? E noi cittadini cosa facciamo? Perché alla fine siamo noi che dobbiamo dare un senso compiuto al nostro operato. I nostri figli emigrano all'estero. Un processo di immigrazione, quindi l'erario paga delle tasse enormi per far entrare questi immigrati. Noi di contro, in un'emorragia silente, permettiamo che queste somme vadano ad arricchire altri paesi, perché i nostri figli si trovano a studiare all'estero. Poi si parla invece di alternanza scuola-lavoro, quando in realtà non c'è lavoro, quando non ci sono nemmeno le industrie. Noi non siamo l'Italia degli industriali, noi siamo semplicemente degli artigiani che con il loro operato hanno creato il Made in Italy. Quindi tutte queste occasioni sono per rimuovere un po' gli animi assopiti dei giovani, che sarebbero la nuova cultura societaria del futuro.